Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video vi voglio mostrare gli acquisti che ho fatto ultimamente da Tigotà e Lidl. All'inizio non volevo girare questo video perché tante cose sono comunque naturali e volevo tenermele da parte per il video appunto che farò poi il prossimo mese in collaborazione con i piccoli canali Power. Ma scusate se guardo un qua, ma io ho un laserino per distrarre Olivia che altrimenti mi butta giù il cavalletto e la videocamera, quindi appena si avvicina io devo allontanarla facendola distrarre con questo. Comunque vi stavo dicendo appunto perché sono quasi tutti i prodotti naturali che vorrei mostrare poi nel video della prossima collaborazione, non volevo girarvelo, però poi ho pensato che ci sono dei prodotti che sono delle novità o dei prodotti in offerta che magari gli possono essere utili e quindi appunto volevo segnalarveli. Alla fine ho deciso di girare il video. Allora, parto velocemente con Lidl, che sono tutti i prodotti che sono stati mostrati più e più volte in vari video ultimamente qua su YouTube, perché Lidl è diventata un po' una moda. Io vado a fare la spesa lì adesso che possiamo nuovamente muoverci e visto che ho un pochino più di soldini, spesso mi rimane attaccato alle mani delle cose extra al cibo e quindi ve le mostro. Comunque, allora, la prima cosa è questo ammorbidente di Winnis. È un ammorbidente alla profumazione fiori bianchi, l'ho utilizzato una o due volte, mi piace, comunque non è la prima volta che utilizzo questo ammorbidente, 1,80 euro, non mi ricordo di preciso, comunque ho voluto prenderlo. C'erano poi dei prodotti di PH Bio Plus che avevano rimesso in vendita e io ho preso il bagno schiuma rivitalizzante arricchito con olio essenziale di pino silvestre. Questa era una linea che mi sarebbe piaciuta provare, ma non ho potuto prendere perché quando è uscita c'era il lockdown e Lidl non è nel mio quartiere, quindi non era il supermercato più vicino a casa, ecco. Adesso ho trovato in offerta qualche prodotto di questa linea, ho voluto prendere il bagno schiuma. Poi sono uscite due linee nuove. Allora, una è quella Aloe Fresh con tutti dei prodotti per il viso a base di aloe, sono tutti prodotti vegani. Io ho acquistato il gel detergente per il viso che ha il 95% di ingredienti di origine naturale ed è questo qua con il dispenser fatto così, e poi ho acquistato questo qua. Qua è indicato come acqua per il viso. Nello scontrino e nello stand era indicato come tonico, c'era scritto tonico viso, quindi io l'ho preso pensando di utilizzarlo come tonico. Comunque questo invece è il 99% di ingredienti di origine naturale. Non avevo guardato l'inci quando l'ho preso, l'ho guardato prima. L'inci non è cattivo, l'unica cosa è che ha acqua, glicerina, alcol, aloe. Mi sdubbia un po' il fatto che ci sia la glicerina così in alto, l'alcol così in alto, l'aloe così in alto, perché sono un po' allergica, cioè l'aloe pura sul viso comunque quando è molto in alto nell'inci mi dà un po' di fastidio. Comunque proverò, se poi dovesse darmi fastidio lo regalerò a qualche mia amica. L'altra linea, sempre Sien, è la linea Botanic Garden, una linea tutta dedicata a capelli, certificata vegan, e è una linea composta da tre prodotti per i capelli secchi e tre prodotti per i capelli stressati. Io ho preso tutte e tre le referenze per i capelli stressati, sono a base di ginger e basilico, questi qua. Allora, ho preso lo shampoo che ha il 30% di plastica riciclata e il 94% di ingredienti di origine naturale, comodo anche il dispenser così. Poi ho preso il balsamo per capelli, questo invece è il 97% di ingredienti di origine naturale, questo qua in tubo, e poi ho preso quest'altro che ha il 97% di ingredienti di origine naturale. Questa qua dovrebbe essere a regola una maschera, sì, una maschera,
Vi farò sapere, ancora non li ho provati, ma a breve, insomma, li metterò in uso e vi farò poi sapere. Per quanto riguarda invece Tigotà, sono andata principalmente per prendere qualcosa per le zanzare e anche perché avevo visto una linea biologica, certificata biologica, che io non avevo mai notato e che era in sconto, quindi ho voluto prendere qualcosa. Allora, parto da appunto questa linea che vi dicevo, è del marchio Pharma Officina, sono tutti prodotti certificati Vegan OK e certificati IAB. Sono tre linee di prodotti. Corpo, viso e capelli, mi sembra. C'è una linea allo zafferano che è, mi sembra idratante, una alla canapa che è delicato e poi c'è quella al carbone che invece è purificante. Io ho preso lo shampoo purificante 500 ml, erano tutti i prodotti, tutta la linea era in sconto e credo che rimanga in sconto per tutto il mese di agosto. Ho preso questo, un bel boccione da 500 ml, non credo di aver pagato niente, cioè il massimo è stato mi sembra 3,50 euro come prezzo, quindi più di 3,50 non mi sembra di aver trovato niente di questa linea in sconto però, quindi questo. Poi ho preso sempre al carbone. Ho preso il bagno doccia purificante, anche questo 500 ml, eccolo qua. E poi ho preso il detergente viso mani, pensando di utilizzarlo però solo nel viso, 250 ml e la confezione è questa qua. Mentre poi guardavo appunto questa linea, gli occhi mi sono caduti su un'altra linea che non avevo notato, estiva, molto carina, e è una linea della Biolis Natur pensata appunto per l'estate, perché la linea si chiama Bronze. Sono solamente bagno doccia che esaltano l'abbronzatura. Io ho scelto questa qua con beta carotene e menta glaciale, un bagno doccia rinfrescante. E niente, ho voluto prendere questo qua perché appunto c'era scritto menta glaciale, non tanto per esaltare l'abbronzatura perché al mare non ci sono ancora andata e c'è poco da esaltare qua. Comunque quello. Per quanto riguarda le zanzare, io ne ho parlato un po' con Giulia del canale di Kira Yoshimoto, con il signor JJ, con Logico Bio, io vi cito nomi dei canali, comunque ho sentito queste persone per chiedere un consiglio su un qualcosa di efficace ma di naturale o biologico che non dia fastidio né a me né alla gatta, soprattutto alla gatta che è molto sensibile. E niente, avevo optato per degli oli essenziali in erboristeria, poi Giulia mi ha detto che ci sono dei prodotti anti-zanzare naturali da acqua e sapone, quindi andrò a vedere, ancora non sono andata. Comunque, nel frattempo io avevo bisogno di qualcosa per ovviare un attimo al problema, quindi ho preso queste salviette della Vape pensando che magari invece di uno spray che comunque rilascia, scusatemi un attimo, particelle svolazzanti appunto di spray, la salvietta me la metto addosso io e magari non dà fastidio alla gatta. Non sa di citronella, ve lo dico. Questo è arricchito con olio essenziale, salvietta antipunture, de Vape Derm, che però, ahimè, non funzionano. Una buona profumazione, anche se io avrei preferito la citronella, ma non funzionano. Ho preso poi anche questo qua, Spira Green, citronella, è un vaporizzatore elettrico più ricarica liquida con oli essenziali naturali. Qua c'è scritto naturale e ha poi il simbolino del cane, del gatto e dei bambini. Lavanda, limone, eucalipto, qua è un fornellino e possiamo mettere appunto delle piastrine oppure la boccettina di liquido. Ci possiamo mettere tutte e due, ve lo faccio vedere meglio, ve lo apro. Io ho pensato magari questo qua, visto che ha gli oli essenziali che sono naturali, forse dà meno fastidio. Comunque il fornellino è così, possiamo metterci appunto il liquido oppure qua sopra le piastrine. Qua la presa si gira come in tutti questi fornellini, però non l'ho ancora utilizzato perché qua io l'ho acquistato e poi mi sono accorta che
le uniche prese che ho in camera sono sul comodino attaccato alla mia testa e non mi sembra il caso, oppure dove sta la gatta e quindi attaccata alla sua testa e non mi sembra comunque il caso. Quindi insomma devo trovare una soluzione, forse con delle prolunghe, insomma vedremo. Comunque intanto ho preso questo. Voi fatemi sapere se avete dei consigli naturali per le zanzare, oltre agli oli essenziali che poi penso che alla fine acquisterò. Poi ho acquistato dei prodotti che erano in offerta perché utili, perché mi servivano. Allora ho preso il sapone liquido per i piatti, l'eco ricarica di Green Emotion, costava pochissimo, certificato Ecolabel, ipoallergenico, non ho mai provato niente di questo marchio, mi serviva il sapone per i piatti perché l'ho praticamente finito e ho preso questa. Poi in offerta, anche questo l'avevo finito, ho preso questo qua in offerta, mi sembra 49 centesimi, il sale per lavastoviglie della Home Circus, sempre in offerta, questo non mi serviva ma era in offerta e l'ho preso, Winnie's Deo lavastoviglie, mai provato, fragranza biodegradabile, testato al nickel, cobalto e cromo, vedremo com'è. E poi infine ho acquistato il Pril cura lavastoviglie perché era in offerta e questo è il mio preferito, quando lo trovo in offerta lo acquisto sempre. E per ultimo uno spazzolino, quello che costava meno con le setole medie che ho trovato, perché io ne ho preso uno ma ho sbagliato, è con le setole morbide e non mi trovo bene, quindi niente, questo qua. Ok, allora questi sono stati gli acquisti che ho fatto, ho preso praticamente o delle novità o prodotti in offerta, volevo segnalarveli. Fatemi sapere se voi avete acquistato qualcosa di questi prodotti, se avete altri prodotti da consigliarmi. Il video finisce qua, se vi è piaciuto lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!